Bentornati e bentornate sul canale, sono Green Vanship, 32esimo episodio di Piante contro Zombie. Dunque, stavamo sempre affrontando i livelli con la nebbia, che purtroppo sono piuttosto fastidiosi, proprio perché non si vede niente. Questi sono gli ospiti di oggi e qui cerchiamo di creare una buona squadra. Allora, naturalmente i funghetti non possono mancare perché i livelli sono notturni e quindi non abbiamo i tulipani che possono generare energia. Ma io inserirei, per esempio, questa, la stellina, perché dobbiamo ancora provarla. Allora magari facciamo un tentativo. Ecco che siamo pronti a partire. Iniziamo subito a creare le difese, ma soprattutto a piantare i funghetti che ci creano l'energia, perché altrimenti non andiamo avanti. Cerchiamo di essere un po' ordinati quest'oggi nel fare le cose. Oh, abbiamo già i primi ospiti che sono in arrivo. Non me lo aspettavo così presto, però questo è, e quindi dobbiamo un attimino adattarci. Allora, intanto cerchiamo di capire su quale riga arriva. Ah, eccolo là, è la seconda riga dall'alto. Ok, allora facciamo così. Questo lo mettiamo qui, dato che è il punto più urgente che deve essere difeso. Questo lo mettiamo qua. Cominciamo anche a creare un po' di difese sulla piscina. Guardalo là in alto che arriva, che deambula. Ok. Guardalo che saltella, guardalo come saltella, per fortuna c'era il tagliaerba. Ah, caspita, quindi la stellina non funziona, bisogna posizionarla su una ninfea. Oh, caspita, quindi non la possiamo neanche provare. No, vabbè, ci sono rimasto male. Caspita, non me lo aspettavo. Allora va bene ragazzi, lo proviamo nel prossimo episodio. Peccato, caspita, non avevo capito questa cosa. Vabbè, però allora dobbiamo, al momento comunque abbiamo dei pensieri, delle cose un po' più urgenti, perché tra poco arriva la grande orda di zombie e a noi servono almeno un altro paio di piante a due teste. Vediamo se riusciamo, Una di sicuro. Ok, ne manca però una, ne mancherebbe una lì in basso. Orda finale. Sì, per quanto riguarda, servirebbe anche qualche funghetto in più a dirla tutta, Caspita, mi mangiano i funghetti lì nell'acqua. Questo è un problema.
No, dai. Aspetta, ne manca uno solo, ma in teoria ce la facciamo. Perfetto, perfetto. Ce l'abbiamo fatta comunque, senza la stellina e nonostante non avessimo le ninfee. Comunque, vediamo. Calamifungo. Rimuove il metti e altri oggetti metallici dagli zombie. Quindi, per esempio, gli zombie che hanno il secchio in testa, quello lì con l'aggeggio per saltare. Ci dobbiamo pensare. Va bene ragazzi, allora comunque per oggi ci fermiamo qui, grazie per avermi seguito, iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate e condividete, per non perdere nessuna novità cliccate sulla campanellina degli avvisi, mi raccomando fate un giretto sui social, link in basso in descrizione. Ciao a tutti!